Cinzia Zaninelli, presidente dell'associazione Genitori Tarantini. Beh, il vostro ricorso, la vostra attività in sede di Corte di Giustizia Europea sta portando risultati lusinghieri e sbugiarda, no? Le favole, le ipocrisie, l'accanimento della politica nazionale e locale nel tenere in piedi questo mostro chiamato Acciaierie d'Italia. Ma mi domando come mai il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, non abbia colto l'assist, avrebbe dovuto, come dire, affiancarvi, sostenervi, no? L'ente comune. Invece no. Il sindaco dice: io ho fatto le ordinanze e mi sono messo l'anima in pace. Ordinanze farlocche che hanno fatto il solletico ad Acciaierie d'Italia. Devo dire, siccome sono abituato a parlare senza peli sulla lingua e me ne assumo tutte le responsabilità, devo dire che oramai noi non teniamo più conto di questa amministrazione, è come se per noi ormai non esiste più. Ci abbiamo provato chiedendo di rivisitare, di riguardare l'ordinanza che aveva fatto, perché secondo i nostri legali, che non sono scapocchione, insomma, no? Non era proprio giusta. E ci abbiamo riprovato chiedendo alla regione e anche al comune di affiancarsi a noi con questa inibitoria. La regione ci ha risposto e devo dire che ha dato il meglio di sé a Lussemburgo, era presente. Il sindaco invece non ha pervenuto. Ora il sindaco, non per fare politica, ma sta con Renzi, e Renzi è l'autore dei decreti Salva Ilva e Ammazza Taranto, uno più uno fa due. Allora, c'è bisogno che parliamo ancora del sindaco Melucci? Dopo quest'ultima io credo che non ci sia più nulla la realtà, da dire. Sai qual è la realtà? È che la città poi si trova sola con se stessa, gli ammalati si trovano soli stessi e aggiungo, oltre agli ammalati si trovano soli con se stessi anche gli operai, con stipendi, con cassa integrazione da fame. Allora io tanto voglio dire che ieri quando ci è arrivata la notizia, questa bella notizia del primo step, no? Diciamolo. Siamo stati chiaramente felici, però nello stesso tempo dopo 5 minuti ci è arrivata un'altra bella notizia. Un'altra ragazza di 36 anni è morta. Noi eravamo andati al funerale di Chicco, che è il marito di Clementina Vivenzo, un'altra attivista, un'altra signora, ragazza, che per me una persona che ha 47 anni è ancora ragazza. Quindi, seppure abbiamo ricevuto questo bel regalo, no? Poi, grazie agli avvocati perché sono stati meravigliosi, non riusciamo a gioirne. Poi un'altra cosa vorrei dire, eravamo in 10 più un bambino, no? Per questa inibitoria che abbiamo, che i nostri avvocati hanno poi portato al Tribunale di Milano, che poi ha rigirato la questione a Lussemburgo, alla Corte di Giustizia Europea. Ma ci voleva tanto che lo prendesse, cioè con tutto il team degli avvocati che hanno al comune. Dare almeno il supporto, morale, neanche quello. Ma perché non ci hanno pensato loro, voglio dire, con tanti avvocati nessuno ci ha pensato. È una volontà politica, è una volontà. Quindi come ci abbiamo pensato noi che non siamo cittadini semplici, come mai non ci ha pensato il sindaco che aveva fatto queste ordinanze? Allora la risposta oramai non credo che... Per non parlare poi di altri pseudoambientalisti che siedono in consiglio comunale. È inutile, Luigi, oramai la gente ha capito, cosa ne parli più? Sono inesistenti per noi. Quella gente è inesistente, non esiste, perché non si occupa dei malati, non si occupa degli operai, non si occupa dei morti. Cioè per me, per esempio, quando muore un bambino, non solo quando muore una donna come Celeste, che è pure lo meritava, ma dovrebbe esserci una bandiera abbassata, la bandiera, come si mette la bandiera, per tutti questi bambini che si stanno ammalando, che stanno morendo. Cioè è una città che fra poco l'olocausto ambientale. È un olocausto ambientale e questi giocano a Monopoli. Ma per favore, basta.